È una vittoria che l'abbiamo cercata come ne abbiamo cercato tante altre. È una vittoria che sicuramente enfatizza questa serie di risultati positivi, perché sai benissimo che poi quando vinci enfatizzi anche il pareggio di Macerata, il pareggio della Spal, il pareggio di Siena. E niente, era una partita importante dove l'abbiamo preparata benissimo, sorprendendo voi e loro, perché tutti eravate convinti che giocassimo 3-5-2, invece abbiamo giocato 4-3-1-2, vertice basso, vertice alto per prendere tra le linee, l'abbiamo fatto in maniera perfetta. Poi quando mi sono accorto che c'era il rischio che ci prendevano in ampiezza sui campi di gioco, mi sono messo a 5, abbiamo rallentato i ritmi, non abbiamo mai sofferto e penso che la squadra abbia ampiamente meritato. Siamo alla fine del girone d'andata, 20 punti, non sono tantissimi, però con tutto l'uragano astrale che si è abbattuto su questa squadra siamo contentissimi. Al momento abbiamo 4 punti di vantaggio sui play-out, con tutte le disgrazie che ci hanno accompagnato, quindi vuol dire che siamo stati bravissimi. Ecco, può essere, soprattutto a livello psicologico, per questa squadra la partita della svolta? Ma la squadra ha fatto sempre bene, cioè eccezion fatta per qualche tempo, il secondo tempo con la Carrarese, la squadra ha sempre lottato, la squadra ha sempre fatto gioco, la squadra ha sempre creato una miriade di palle gol. Sicuramente sai, quando vinci ti sblocchi, e poi questa era una partita difficilissima, cioè era una partita difficile da giocare, i punti in palio erano importantissimi, siamo stati tranquilli, abbiamo fatto una buona gara. E niente, siamo contenti, però sappiamo che ci sarà da soffrire fino alla fine. Ecco, sbloccata anche per il famoso fatto delle rimonte, no? Perché sull'1-0 un po' tutti, no? Abbiamo temuto, magari anche il solito episodio. Invece no, stavolta. Parola d'onore, hai visto? Gestivamo la partita con estrema tranquillità, abbiamo abbassato i ritmi, siamo stati bravi. Loro anche col vento a favore non ci hanno mai tirato in porta. Noi invece ogni volta che ripartivamo in verticale potevamo fare gol. Quindi l'abbiamo gestita bene. Tra l'altro c'è questa doppia possibilità in casa, perché arrivasse a 3 punti anche con Sant'Arcangelo, insomma sarebbe un bel passo in avanti. In momento godiamoci questa vittoria, non vincevamo da una vita, e poi da martedì pensiamo a Sant'Arcangelo. Mi sarei chiesto se questa vittoria cambia in certo modo le prospettive di mercato. Oggi abbiamo visto l'esordio nuovamente di Sabatino, ecco, gli chiedo la prestazione di Sabatino, se l'ha convinta, ecco, e sul mercato come si muoverà la Rezzo poi. Ma quello che erano le mie convinzioni prima delle partite sono anche adesso, ho sempre detto anche prima della partita che secondo me io ho costruito una buona squadra per quello che era il budget a disposizione. Secondo me abbiamo fatto un capolavoro di squadra, non c'è da stravolgere nulla. Abbiamo preso un esterno perché abbiamo giocato 2 mesi senza l'esterno sinistro, no? E poi abbiamo preso un centrocampista perché eravamo corti. Adesso con tranquillità vediamo il recupero di Defenti. Se Defenti mi dà qualche dubbio, prenderemo l'attaccante, altrimenti forse prenderemo un centrocampista, fermo restando che dobbiamo prendere un portiere under. Ecco, sottolineiamo il gol su schema, no? Nel primo tempo è stato bellissimo. Ci lavoro dalla mattina alla sera, anche prima sul calcio d'angolo abbiamo fatto uno schema bellissimo, lo stesso che abbiamo preso rigore con la Spal, e lì il portiere ha fatto un miracolo. Quando uno lavora assiduamente, anche il secondo gol è frutto di un blocco che Madrigali va a attaccare il vertice alto del secondo spazio, quindi anche quello è provato. La dedica al Presidente? Appunto, una vittoria che arriva nel giorno del terzo anniversario di Federico Presidenza. Allora io la dedico al Presidente, è normale, tanti sacrifici, 3 anni, alla signora Betti che compie gli anni, però queste sono dediche, diciamo, di piacere, no? Invece io la voglio dedicare ad un uomo, ad un ragazzo che ho visto soffrire per l'Arezzo, che conosco da 2 anni, che sta lottando in un letto dell'ospedale. Io personalmente, insieme alla squadra, insieme a tutta la società, io la voglio dedicare a Lorenzo Ferrini, perché deve vincere la partita più importante, quella della vita. Io lo aspetto, lui sa che io gli voglio molto bene, lui è tifoso vero dell'Arezzo, e se gli posso dare questa minima gioia la voglio dedicare a lui.